Eccoci qui, passate passate di calcio, ben trovati qui da San Siro alle mie spalle, corsa pomeridiana dopo il lavoro. Ragazzi, video su pre-partita del derby della Madonnina e poi subito considerazioni su Skriniar. Ragazzi, allora, sento un tantà mediatico su Skriniar, la questione Skriniar deve giocare oppure no? Vi dico subito la mia, ragazzi. Allora, la questione è chiarita. Il giocatore chiaramente andrà a Paris Saint-Germain, l'ha fatto sapere ai compagni, l'ha fatto sapere anche la Curva Nord, che ha detto che non ci sarà nessuna contestazione del giocatore, quindi è tutto chiarito. Chiaramente la mia opinione è che Skriniar da qui alla fine deve, come ha detto anche Marotta, dimostrarsi un professionista e quindi continuare a giocare, secondo me, per l'Inter, visto che è anche stipendiato dall'Inter, e non essere messo fuori dalla squadra. Questo sarebbe veramente controproducente, perché poi tra l'altro l'Inter, ragazzi, è l'unica squadra dei big italiani a essere in corsa sia per il campionato che per la Champions che per la Coppa Italia, quindi sarebbe veramente controproducente. Quindi Skriniar deve giocare. Detto questo, il derby, ragazzi, sarà un derby diverso rispetto a quello di Supercoppa, ma non meno importante, perché è vero che non c'è in palio un trofeo, però i 3 punti sono importantissimi. La corsa Champions dietro al Napoli è veramente serrata e il Milan viene da una crisi di risultati, ma soprattutto di gioco, veramente molto importante, che nella gestione Pioli non si è mai vista. Il Milan sta subendo tantissime reti, non avrà Tomori, non avrà Bennacer, probabilmente non ci sarà neanche De Ketelaere dal primo minuto, e quindi secondo me il Milan è in un momento in cui è molto molto vulnerabile. Però attenzione, perché il derby sono sempre quelle partite che possono svoltare anche delle stagioni, eh? Quindi stiamo molto molto attenti. L'Inter invece, al netto della questione Skriniar, ha un altro grosso dubbio, che è quello legato a Romelu Lukaku. Vedremo se Romelu Lukaku partirà dal primo minuto oppure no. Io l'ho visto bene contro l'Atalanta, nei 70 minuti che ha giocato, come così ho visto bene anche Gosens. Però preferirei da fuori vedere titolari Dzeko con Lautaro e Di Marco sulla sinistra. Questo perché, ragazzi, sono partite importanti così, bisogna mettere la formazione migliore. Secondo me oggi Dzeko e Lautaro la coppia più collaudata, e Di Marco a sinistra, secondo me, è meglio di Robin Gosens. Contando che, ripeto, non ci sarà Tomori, ci sarà Kjaer che sta un po' soffrendo, e Kalulu che è in un momento di involuzione, per cui Dzeko potrebbe anche sfruttare il suo momento positivo, la sua capacità anche non solo nel gioco aereo, ma soprattutto di venire fuori a giocare i palloni per creare spazi per Lautaro Martinez, vista che, ripeto, Kjaer è abbastanza impacciato e lento nei movimenti. Detto questo, ragazzi, arbitrerà Massa, passiamo alla sezione pronostici. Avevamo azzeccato il pronostico dell'ultima volta, quello dell'over 2,5 della Supercoppa. Io vi dico, allora, il gol a 1,65 mi stuzzica molto. Chiaramente l'Inter è favorita, paga 2, ma eviterei di giocare l'1x2. Vi consiglio questa cosa un po', che sembrerebbe un po' stupida: over 8,5 calci d'angolo e 1,60-1,65. Potrebbe essere una partita ricca di calci d'angolo, specie per la presenza di Leao, che va spesso sul fondo e mette dentro un sacco di palloni, di Giroud chiaramente al centro dell'area milanista. E dall'altra parte l'Inter, che col suo gioco avvolgente spesso riesce ad andare sul fondo e mettere dentro i palloni per Lautaro e Dzeko. Quindi vedo comunque questa concreta possibilità. Non mi sbilancerei invece in altre opzioni, over-under. Ripeto, c'è la combo gol più over 2,5 a 2 che mi stuzzica, però partita difficile da decifrare questa qua. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, sia del pronostico del derby che della questione Skriniar. Ci vediamo in live con i ragazzi e poi stiamo preparando un video sulle plusvalenze della Juventus, che spero di fare quanto prima. Ciao a tutti!